Ciao, sono Marco e oggi andremo a vedere il Deadpool SH Figures appena uscito. Iniziamo a vedere il box, possiamo vedere che c'è un'immagine di Deadpool con una scritta qua e la finestra che ci lascia vedere un po' della figure. Sul lato semplicemente una scritta di Deadpool, sul retro alcune foto della figure con alcune pose che può fare, sopra una finestra, sotto i soliti bollini di autenticità, sul lato un'altra foto promozionale, ma direi di non perdere altro tempo sul box e di vederlo fuori dalla confezione. Ed eccolo qui fuori dalla confezione. Vediamo adesso un po' i dettagli, possiamo vedere che comunque c'è una texture bellissima su tutta l'intera figure e dei dettagli niente male di questo sporco, che secondo me non sono per niente male. Pensavo peggio onestamente vedendo le prime foto. Con la luce purtroppo molte sfumature si perdono, però comunque non ci sono parti completamente pulite, è tutto sporco. Forse la parte più pulita è proprio la testa, anche se comunque qua vediamo che ci sono delle sfumature. Per quanto riguarda le proporzioni, secondo me ci siamo, sono molto ben rispettate, mi piace abbastanza. C'è questo design dell'articolazione della gamba che può essere discutibile, però personalmente non mi dà fastidio, visto che nemmeno a molta altra gente dà fastidio. Adesso ho fatto cadere questo. Ma già che ci siamo, vediamo anche che sul retro continua i dettagli, anche qua dove c'è questo foro per appunto inserirci le katane. E volevo segnalare che l'articolazione qua è molto ben nascosta, mi piace molto che abbiano implementato queste parti in gomma. E anche questa spalliera qua è realizzata in gomma più morbida per non limitare le articolazioni. Altre parti in gomma sono queste, qua sulle caviglie, cioè sulle cosce, scusate, e le mani che sono realizzate in plastica molto morbida. E devo essere sincero, apprezzo molto questa cosa delle mani in plastica morbida, le rende molto più facili da scambiare. Comunque possiamo vedere che lo shading continua anche nell'articolazione. Adesso rimuovo le katane per comodità, visto che la maneggerò molto la figure. Possiamo vedere che c'è anche il coltellino, che non è estraibile, ma dopo vediamo negli accessori che trovata fatto Bandai. E possiamo vedere che comunque non ha le armi, nonostante abbia i fori. Non so adesso cosa sia successo a livello di licenze, qualche problema, però vedendo come sta andando il mondo ultimamente, potrebbe essere che il sorcio malefico, forse no. Diciamo, non voglio andare oltre, però comunque potreste arrivarci anche voi facendo 2 più 2. Allora, sento bussare alla porta, scusate, vado a vedere un attimo cosa... Scusate. Niente, le armi non ci sono perché Bandai è una merda, vaffanculo a Bandai, sei una merda, datti fuoco, non c'entra assolutamente Topolino, lui non c'entra niente, non lo sto dicendo perché mi sta minacciando, però vabbè, riprendendolo comunque la nostra recensione, già che ci siamo comunque vediamo anche l'articolazione del nostro Deadpool. Iniziamo con la testa, che ha un joint molto simile a quello che abbiamo visto con lo Spider-Man Mafex, che è leggermente curvo infatti e quindi permette un buon movimento verso l'alto. Devo essere sincero, non è per niente male considerato lo scatto in giù fino a qua, può muoversi lateralmente fino a qui, questo è veramente molto buono, aiutato anche dalla base del collo. Le braccia possono ruotare senza alcun tipo di problema. Può aprirsi in fuori fino a qui tirando questo pezzo di gomma sopra la spalla, e lo stesso vale ovviamente per l'altro braccio senza alcun tipo di limitazione, quindi ottimo. La Butterfly Joint funziona veramente bene, mi piace, c'è un ottimo range, vedete che comunque il braccio va avanti molto bene, indietro invece è un po' meno, però comunque non è per niente male. C'è la rotazione al bicipite finalmente su un SH Figures Marvel. Una rotazione al bicipite, un doppio piegamento che è realizzato molto bene, mi piace molto che continui la texture anche dentro l'articolazione. C'è un piegamento in su e in giù in questa maniera e ruotando, ovviamente, visto che è un ball joint, c'è anche un piegamento su e in giù in questo modo. Al busto invece abbiamo un piegamento in avanti fino a qui, che non è per niente male, devo essere sincero, anche abbastanza ben nascosto grazie a questo pezzo che viene anche in avanti. E indietro invece solamente fino a qua, e forse è la cosa più deludente. Ultimamente, boh, le figure non gli piace andare indietro, non lo so. Vabbè,
Lateralmente invece mi ha stupito, non mi aspettavo che andasse così bene lateralmente, ma molto meglio perfino del Cavaliere di Arkham Revolt, che pensavo fosse la figure col miglior busto che avessi in collezione. E comunque vedete che il range è ottimo, può ruotare ovviamente senza alcun tipo di problema, un ball joint normale. Ha la vita, può leggermente ruotare ma non troppo, può muoversi in avanti fino a qui, 90 gradi spaccati. Indietro fino a qui, anche qua 90 gradi spaccati, può aprirsi lateralmente fino a qua, non è la spaccata ma comunque un ottimo raggio, può ruotare qua alla coscia in questa maniera assolutamente non limitata, funziona egregiamente, un doppio piegamento qua al ginocchio che non è per niente male, anche se forse non è un po' strano, sembra un po' troppo squadrato, però comunque la texture continua, mi piace molto questa cosa. Al piede invece mi piace molto quello che hanno fatto, ovvero nascondere il ball joint con questo pezzo mobile, per mettere comunque un piegamento in giù fino a qua, in su fino a qui, piegamento laterale ottimo, devo essere sincero, mi piace, considerando anche che c'è questo pezzo di mezzo e c'è anche un piegamento alla punta del piede che raggiunge comunque un ottimo raggio. Quindi nel complesso le articolazioni di questo Deadpool non sono per niente male, mi aspettavo molto di peggio vedendo anche come lavora Bandai ultimamente. Devo essere sincero, mi piaceva molto. Adesso comunque andiamo a vedere gli accessori con cui è accompagnato. Iniziamo a vedere adesso gli accessori partendo da queste katane che sono realizzate in maniera molto semplice e pulita, esattamente come appaiono nel film. Possiamo vedere che comunque qua ci sono i loghi e si estraggono i manici delle katane per dar l'effetto come se fossero sfoderate, e grazie a questo peg si possono mettere senza alcun tipo di problema sulla schiena del nostro Deadpool e sta su anche abbastanza bene. Ho menzionato le katane ed ecco adesso vediamo le vere e proprie katane di Deadpool. Devo essere sincero, pensavo fossero un po' più lunghe, però rispettano benissimo le proporzioni della fodera, quindi non ho di che lamentarmi. Sono molto ben realizzate, mi piace molto il metallizzato e anche il dettaglietto rosso che è realizzato in maniera molto precisa e pulita. Prima avevo menzionato questo coltello sulla caviglia, no? Ecco, adesso vi faccio vedere che si può rimuovere e si può intercambiare con la versione del fodero vuota, come possiamo ben vedere, senza il coltellino, e ovviamente c'è anche il coltellino da mettere nelle mani del nostro Deadpool, e devo essere sincero, è molto carino. Non mi ricordo mai di averlo mai visto usare da Deadpool nel film, però comunque è un dettaglio carino ed è un'aggiunta carina, soprattutto visto che non ha armi. E adesso vediamo le mani, che sono veramente un bel po'. Adesso vediamo le mani, che sono tante, come avevo già detto prima. Iniziamo a vedere con queste mani chiuse a pugno. Ci sono anche due mani chiuse a pugno con un foro per metterci o le katane o il coltellino, due mani distese a modi arti marziali, due mani con questa posa C per fare l'iconica posa del cuore che c'è nei poster, due mani a grilletto che anche se non ci sono armi sono contentissimo che le abbiano incluse, che così si possono adattare armi di altre compagnie su questo Deadpool. Due mani distese in questa maniera, due mani col pollice alzato e due mani con l'indice che punta. E non è finita, ci sono anche diverse paia di occhi. Vediamo innanzitutto gli occhi che sono già montati sulla figure. Possiamo vedere questi occhi un po' più aperti rispetto a quelli di prima. Poi ci sono degli occhi un po' più chiusi rispetto a quelli che abbiamo appena visto. E degli occhi ancora più chiusi per ricreare l'iconica posa di Deadpool che ride. Per cambiare gli occhi al nostro Deadpool bisogna semplicemente staccare la testa, prendere questo piccolo tool incluso, spingere con il tool dietro l'occhio, vedete qua, e spingerlo, estrarre poi l'occhio, prendere l'occhio intercambiabile e metterlo dentro, in questa maniera. Prendere di nuovo il nostro Deadpool, mettergli la testa ed eccolo qua. Possiamo vedere che il nostro Deadpool è alto 15 cm e mezzo, quasi spaccati, e adesso andiamolo a vedere vicino ad alcune figure. Iniziamo con lo Spider-Man di Far From Home Mafex, che è la mia scorsa recensione, che se volete andare a vedere potete trovare qui in alto. Vicino al Cavaliere di Arkham Revoltech, vicino allo Spider-Man 2099 Marvel Legend, e infine vicino al Goku Blue SH Figures. Allora, con il momento delle conclusioni,
Allo scat ho deciso di dargli un 8,5, un 8,5 perché le proporzioni sono ben rispettate rispetto a Ryan Reynolds. L'unica cosa forse è che il collo è un pelino troppo corto e il design della vita può non piacere. Se poi non dà fastidio come a me, tanto meglio. Poi per quanto riguarda il paint, mi aspettavo molto di peggio onestamente, comunque la figura è tutta opaca, non ha bavature né niente, quindi un 8,5 glielo vorrei anche dare, anzi no, meno 8, forse sarebbe servito un wash un po' più pesante su tutto, e magari accentuare un po' di più come hanno fatto. Mentre per quanto riguarda le articolazioni, un 8 secondo me ci sta, nulla di eclatante, nulla di scandaloso. Avrei preferito forse un qualcosina di meglio al busto e al ginocchio, però per il resto niente male. Gli accessori invece devo dare un 7, perché anche se comunque ha un casino di roba, cioè ragazzi ha veramente un casino di mani. 16 mani e un bel po' di occhi, sono 8 occhi intercambiabili in totale. Cioè, però il fatto che non abbia le armi pesa un poco, perché c'ha due Desert Eagle alla fine e non includergliele è un vero peccato. Però comunque, chissà che è successo con le licenze. Però in totale comunque questa figura se la cava secondo me con un 7,5 o un 8. Dipende come da persona a persona. Io mi sentirei più di dargli un 8 in totale. Non è per niente male, mi piace. Purtroppo è un personaggio che non mi interessa particolarmente Deadpool, quindi non riesco ad apprezzarlo magari tanto quanto apprezzo una figura di Batman o una figlia di Spider-Man, però per comunque ve lo consiglio di sì, assolutamente. Recuperatelo finché fate ancora in tempo, perché vedo già su eBay che sta salendo a brutti prezzi. In preordine costa sui 75 e io l'ho pagato 80 con 83 con la spedizione veloce di HL, e come vedete mi è arrivato molto in fretta, infatti sono già diversi giorni che ce l'ho. E niente, fatemi sapere comunque cosa ne pensate della recensione nel mio video. Certo, sempre suggerimenti qui nei commenti. Lasciate un like se vi va di supportare il canale, e un dislike se invece vi sto sulle palle o semplicemente il video non mi è piaciuto. E per questa recensione è tutto, ci si vede alla prossima.